Amici sportivi, ben ritrovati in zona mista. Salernitana costretta ancora una volta ad ingoiare un boccone amaro, amarissimo, la sconfitta all'Olimpico di Roma contro la Roma di José Mourinho. Sicuramente lascerà molti stracci. Intanto ha lasciato la formazione granata ancora sul fondo della classifica, un autentico peccato, considerando anche un po' quello che è stato l'andamento della partita. Un colpaccio a Roma avrebbe veramente dato alla formazione allenata da Davide Nicola, insomma, qualcosa in più di una semplice speranza, anche in considerazione dei risultati maturati sugli altri campi che vedevano impegnate le squadre in lotta per evitare la retrocessione. Ci sono state poi polemiche successive, polemiche a mio modesto avviso condivisibili, considerando un po' quella che è stata la direzione arbitrale. Parleremo di tutti questi argomenti con gli ospiti di questa sera, che passo subito a presentarvi. Intanto un graditissimo ritorno, Livio Maranzano. Il tempo non si è fermato, anzi si è fermato per Livio, perché lo ritrovo a distanza di qualche anno in perfette condizioni psicofisiche, un po' stanco. Buonasera un po' a tutti, stanco per il lavoro, però l'aspetto è assolutamente gradevole. Guglielmo Accardi invece è sempre impeccabile nella sua mise, quindi insomma da questo punto di vista molto tonico. È stata anche una serenità da tonica quella che sì, abbiamo visto all'Opera, all'Olimpico, sì, cornice di pubblico straordinario, 64.000 spettatori, sì, 5.000 tifosi della Salernitana che hanno sperato fino alla fine di poter brindare a questo successo che continua a sfuggire. Sì, è stata una Salernitana che avrebbe meritato di più, fino all'80esimo ha tenuto tutto sommato bene il campo e poi secondo me lo spartiacque della partita è stata l'occasione di Castagnos, che non ha, sì, non ha portato a 2-0, perché un rigore in movimento, sì, un rigore in movimento, gran palla di Ederson, sì, filtrante lì, perché è vero che la Salernitana l'ultima parte di gara l'ha giocata in sofferenza a difesa del risultato, però andare avanti di due gol in quel momento secondo me avrebbe consentito ai Granata di portare via qualcosa dall'Olimpico. Poi su tutte le questioni, tutte le proteste anche che ci sono state, quelle fa parte un poco del gioco quando vai a giocare in quei contesti così con squadre poi superiori. C'è un contesto particolare, se poi in quel contesto ci mettiamo anche Mourinho che a un certo punto, certo, sì, insomma è entrato in campo con tutto, sì, il suo carisma, insomma, almeno quello è un personaggio che secondo me, ecco, lui con tutto il suo staff sono in grado di mettere pressione sul direttore di gara. Direttore di gara giovane come, sì, Volpi. Tu che partite hai visto? Cioè, che Salernitana hai visto soprattutto? Ma concordo un pochino con la visione. Naturalmente quello che il rammarico più grande è che, insomma, al di là di tutto, insomma, in questa nuova avventura della Salernitana con questa nuova società, questo nuovo presidente, Non ci sia stata ancora una vittoria che forse avrebbe potuto dare slancio un pochino a tutto il progetto che si sta tentando di mettere in piedi. Purtroppo questo alla lunga paga in negativo e, insomma, e la frustrazione poi è sempre lì dietro l'angolo, insomma. È vero, da questo punto di vista, insomma, c'era da attendersi, no? Da questo punto di vista. Il fatto che la Salernitana abbia potuto anche pagare un po' lo scotto era, ma si poteva fare qualcosa in più? Sì, perché le partite hanno detto che in qualche circostanza, negli episodi, nel modo in cui si sono svolte, la Salernitana avrebbe meritato in qualche occasione di raccogliere qualcosa in più, ma soprattutto di fare quel risultato pieno, che alla fine è quello che pesa molto anche su tutta la gestione e su tutta la valutazione del lavoro sia di Sabatini che di Nicola, il fatto di non aver vinto ancora una partita, indipendentemente dal percorso, poi poteva portarti molto difficilmente a salvarti, però secondo me la frustrazione grande è quella di non aver vinto ancora una partita e questo pesa notevolmente visto quello che è stato fatto, squadra cambiata, o meglio, squadra poi alla fine è cambiata poco, perché vedo che comunque stanno giocando tanto giocatori che già c'erano, però comunque tante operazioni, tanti giocatori arrivati e volendo analizzare così crudamente i dati,
è chiaro che fa riflettere il fatto che non si sia riusciti a vincere anche una partita. Nel calcio il risultato è la panacea di ogni male, quindi voglio dire, ci fosse stata la vittoria sicuramente avremmo... E poi il risultato fa cambiare anche i giudizi sui singoli e sulle prestazioni dei giocatori. Ma dà più convinzione proprio all'interno del gruppo, del quindi lavoro anche, che si sta anche svolgendo. La valutazione di... sul tipo di acquisto, sulla bontà di un acquisto, certo. È chiaro che certo. Sposta molto, no? È vero. Ma il fatto che alla fine, no? Guardando un po' anche la classifica, i risultati, lì sul fondo della classifica, continui insomma sì. In qualche modo a muoversi poco o nulla, deve ancora... dare una speranza secondo te alla ma quella è l'unica ancora di salvezza che ancora può dare motivazione al gruppo, perché vuoi dire è vero, sarà sempre difficile, come è sempre stato difficile, voglio dire, perché per una neopromossa salvarsi al primo anno in Serie A è già comunque una vittoria di per sé del proprio campionato. Poi con tutte le vicissitudini societarie che ha vissuto la Salernitana non ti dico, e quindi voglio dire, se ancora oggi si può parlare e ragionare su una speranzella, questo è l'unico appiglio che dà secondo me modo al gruppo, al tecnico, alla società di andare avanti con convinzione. Assolutamente sì. Vediamo intanto come ha commentato Davide Nicola, no? La sconfitta, perché insomma anche nella posizione di Davide Nicola non è facile continuare a gestire una situazione non propriamente felice, perché ok, complimenti, insomma una squadra in crescita, lo dicono tutti, capace anche di tenere bene il campo, però insomma alla fine... No, anche perché lui ha bisogno, lui per primo, di alimentarsi del risultato, vero, no? Vero. Per trovare le energie, per essere sempre così, così sul pezzo, così motivato, così sempre... Motivato e motivante. E motivante, ha bisogno, per dare forza alle proprie parole, ha bisogno del risultato. E quando il risultato non arriva è chiaro che perde anche, rischia di perdere anche poi di presa, no? Vediamo, ascoltiamo Davide Nicola. Sì, beh, certamente è una sconfitta che non ci fa piacere. Però io oggi sono entrato negli spogliatoi e ho detto ai ragazzi che secondo me è già un po' che siamo questi, ma oggi lo siamo stati in maniera ancora più, insomma, non posso dire quella parola, ma decisa. Non abbiamo smesso di cercare di non solo di limitare la Roma, ma di costruire. L'unico rammarico è sul 2-0. Lì dovevamo chiudere la partita. La qualità non è solo tecnica, ma è nella ferocia, nella decisione con cui ti appresti a risolvere le situazioni chiave. E se tu ci pensi, la maggior parte delle volte noi difettiamo ancora in questo. Oggi siamo stati, secondo me, estremamente pratici, puliti. Ovvio che avevamo una grande squadra davanti, però i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Le scelte iniziali, come vi dico sempre, sono in funzione di quello che io vedo nell'allenamento, per cui oggi devo dirti che la partita di Obi, che causa anche l'assenza agli ultimi due giorni di Ruggeri, mi ha dato un'ulteriore possibilità. Ho visto un giocatore che a me è sempre piaciuto, non sono mai riuscito a metterlo in campo per il modo che avevamo di giocare, quindi non sono riuscito a dargli una possibilità prima. Oggi mi ha dimostrato che posso contare alla grande su di lui, e questo per me è importante. I cambi sono stati tutti forzati, a parte il fatto che abbiamo avuto 5-6 ammoniti, non lo so, quindi a partire da Ranieri, da Mazzocchi e allo stesso Ribéry mi hanno chiesto tutto il cambio, e quindi chi è entrato in un momento non facile, convulso, però voglio più mentalità ancora. Allora, questo è quello che ha dichiarato Di Nicola, ma insomma parlo a due ex calciatori, un direttore sportivo, un allenatore. Volendo analizzare un po' la gestione della partita, no? Perché si è parlato insomma anche sulle sostituzioni, sulla capacità di intervenire in un momento di oggettiva difficoltà. Poi è vero che poi bastano pochi episodi per far saltare, certo. Se Castellanos fa il gol del 2-0, tutti quanti dicono che Nicola è un mago, perché Castellanos era
è entrato da pochissimi minuti, però alla fine noi ragioniamo il giorno dopo. Poteva fare qualcosa di diverso, a tuo avviso? Allora, facendo la premessa che non sappiamo, insomma, i cambi erano obbligati perché avevano chiesto i giocatori di uscire, però non sapendo chi aveva in panchina poi che poteva utilizzare. Allora, io ti do subito. L'unico cambio che mi ha lasciato un po' perplesso è stato quello di fare entrare Verdi, insomma, al posto di Ribéry. Credo che a quel punto, quando la Salernitana ormai era chiaro il tipo di partita che andava ad affrontare, perché la Roma, anche aiutato un po' dall'inerzia, diciamo così, dell'arbitraggio, aveva messo la Salernitana lì un po' alle corde, in quel momento forse un giocatore un poco più di lotta, un poco più da combattimento, poi alla fine poteva servire in più. Alla fine poi sono d'accordo, insomma, distinto avrei fatto anche io. È chiaro, Marcello, parliamo per parlare. Nel senso che, cioè, col senno no, di poi. No, perché poi alla fine, no, che cosa succede? Succede che, vabbè, la Salernitana si era già abbastanza ritirata dalla propria metà campo, subendo ovviamente la pressione della Roma. Se togli il Ribéry, che era veramente esausto, per inserire un centrocampista come Di Tacchio, no? Un centrocampista fisico, eccetera, e alla fine prendi comunque gol, l'appunto che gli viene mosso, certo, è che dice hai tirato troppo i remi in barca, era giusto mantenere. No, sto facendo un po' l'avvocato del diavolo. Questo è il calcio del senno di poi. Sono le trasmissioni che fanno. Assolutamente sì. No, io ritengo che sia sempre l'allenatore ad avere il polso della situazione, perché vive la settimana di lavoro con il gruppo, quindi sa lui chi ti ha risposto, chi non ti ha risposto. Sicuramente poi è una partita che viene studiata, sicuramente nelle scelte iniziali ci sono anche delle dinamiche che portano anche a immaginare eventuali cambi, insomma. Se poi a tutto questo si aggiunge il fatto che, come diceva il mister, i cambi sono stati forzati, sono stati tutti chiamati, tutto quello che si era pensato e studiato salta, e quindi voglio dire, insomma. No, però allora, sulle scelte iniziali le risposte sono state, secondo me, positive. Positive, sì. Cioè, perché no, io per esempio il centrocampo visto ieri in campo, no? Centrocampo con Boinen, Lassana, Koulibaly, ed adesso mi sembra un centrocampo da Serie A. Cioè, sì, su questo sì. Forse non. Ma guarda, io con l'avvento di Nicola, cioè io ho visto proprio un cambiamento di passo, prestazionale proprio di tutta la squadra, cioè con l'innesto dei nuovi giocatori e via dicendo. Il peccato originale di questa squadra è che ancora non ha vinto. Quello che abbiamo detto all'inizio, secondo me, è la chiave di volta di tutto, e dà la lettura al percorso fatto fino ad ora dalla nuova gestione. Che poi il fatto che non abbia vinto, sommato al poco tempo a disposizione, cioè nel senso che la Serie A ha cominciato questa corsa contro il tempo. Ragazzi, siamo in Serie A. Dico, non vinci le prime sei partite, cioè dalla prima giornata alla sesta giornata, sì, è vero, comincia qualche malessere, ma sai bene di avere davanti a te ancora 28 partite da giocare, 30 partite da giocare. Fatto in quel momento, già in una posizione ultima in classifica, con aspettative che erano un po' cambiate, ecco, il peso diventa, anche dal punto di vista psicologico, il fardello sui calciatori. Certo. Sì, è così, perché poi vedi le partite davanti sempre di meno, la fine del campionato sempre più vicina, è chiaro che poi. Mi è piaciuto però Nicola nelle proprie dichiarazioni del post partita, perché vuol dire, è un tecnico che sottolinea sempre il positivo, vuol dire che è un tecnico ancora sul pezzo. Quindi sì, aspettiamoci, sì, ancora la possibilità che ci possa essere un cambio con quello che normalmente ci deve essere durante una partita, anche quel pizzico di fortuna che l'episodio te lo fa girare a favore. Bastava che quel tiro di casta di ossa fosse meglio indirizzato, e forse qui staremo raccontando, perché poi una vittoria, oltre a dare quella carica emozionale, quella fiducia a questo gruppo, anche proprio in termini generali, poi vedremo la classifica. Comincia a visualizzare anche un po', sai, questo benedetto distacco. Intanto abbiamo una notizia, il 20 aprile si recupera la partita contro l'Udinese, da questo punto di vista, insomma, c'è una partita in più da giocare, e quindi finché c'è partita c'è speranza. È chiaro che però poi dopo, se alle difficoltà oggettive della Salernitana, le conosciamo tutte, si aggiungono poi dei fattori tra virgolette esterni, mi riferisco soprattutto alla direzione arbitrale, beh, tutto diventa ancora più difficile. Proprio su questo tema, a fine partita,
direttore sportivo della Sardegna, Walter Sabatini, molto arrabbiato perché aveva compreso probabilmente l'importanza di un'eventuale vittoria a Roma, ha rilasciato a Dazon alcune dichiarazioni. Ascoltiamo. Con tutto il rispetto per la Roma e il suo risultato, devo dire che io assisto a delle cose ignobili da un punto di vista calcistico e sportivo. Ovvio che adesso Mourinho dirà che non mi conosce, che io non ho vinto titoli, ma a me non mi prova un cazzo. Quello che sta succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è una cosa veramente inaccettabile. Tutta la panchina che si alza va dentro un campo, ogni decisione arbitrale, anche un fallo laterale. E che volete che faccia l'arbitro? L'arbitro fischia un anticipo di Ederson pulito come punizione a favore della Sampdoria, della Roma, e gol della Roma del 2-1, ma non un punto, sarebbe comunque servito anche per il morale. E io penso che sia una cosa veramente insopportabile. Tutta la panchina dentro il campo per un fallo laterale. Che volete che facciano gli arbitri, che hanno già di natura una personalità molto, direi, blanda? Si inventano le punizioni. Il calcio di rigore su Djuric non l'hanno neanche voluto vedere. E allora quindi io perdo, sono la Salernitana, ho 16 punti, so che devo perdere a Roma, ma vorrei perdere in un'altra maniera. Molto duro Sabatini. Sì, molto duro e secondo me anche esageratamente coinvolto, cioè nel senso che... Sì, la sta vivendo personale questa situazione. Tu lo sai, io Sabatini l'ho assolto dal primo momento perché secondo me quello che poteva fare e quello che ha fatto è stato il massimo. Quindi da questo punto di vista non mi sento proprio di dovergli dire niente. Però in questa uscita secondo me ha un attimo esagerato perché... È chiaramente figlia però della delusione del dopogara. È la classica intervista rilasciata a caldo. A caldo, però insomma, una persona esperta come lui magari... Avreste evitato, insomma, sì, questa... Sì, anche perché rimane un po', come dire, una cosa buttata là che non credo avrà conseguenze che... Ah, sì! Cioè, è una cosa che secondo me... Non porta a niente se non a uno sfogo personale in quel momento. Cioè. Livio? sono parole forti. Però diciamo questa emotività del momento può essere anche letta in chiave positiva. Di una persona che è calato appieno nella difficoltà della Salernitana. Quello è vero. È un uomo stressatissimo da questo punto di vista. Cioè, ha l'impressione di un uomo che sta avendo stress e una frustrazione forte. Cioè. Guarda, io non voglio assolutamente paragonare, però ho vissuto una cosa simile sabato in una mia partita dei miei ragazzi. Sono uscito dal campo disgustato, cioè perché quando vedi, quando non vedi il calcio, quando non vedi lo sport, quando non vedi in campo i valori che questo sport deve trasmettere, specialmente a livello giovanile, io sono uscito dal campo e ero disgustato perché poi ti lasci anche prendere e coinvolgere dall'atmosfera che si crea e quindi poi il battibecco con il ragazzo in campo. Però quando tu di contro vedi falli brutti, gomitate a gioco da gioco, cioè lui notava delle situazioni in mezzo al campo che tentavano di condizionare un arbitraggio, ma poi mi sembra di aver capito dalle sue parole che forse questo atteggiamento non è stato solo con la Salernitana, ma è un atteggiamento che sembra si protragga in altre parti. È strategico, no? È strategico, quindi vuol dire forse non credo, lui, non credo sia conoscendo sia l'ambiente casuale, romano, non credo sia casuale. Conoscendo in l'ambiente... uno stadio con 65.000 spettatori, la partita Roma-Salernitana contro l'ultimo in classifica. È chiaro che l'arbitro in quel momento... No, ma diciamo che la partita... Mourinho nel corso di questa stagione ha avuto nei confronti della classe arbitrale diverse uscite polemiche. Sì. Si è precostituito, diciamo così, una sorta di come poterla definire, di non di favoritismo da parte della classe arbitrale, ma di timore
e di Venezia, perché è il classico allenatore che poi in conferenza stampa le manda a dire, alza sempre un polverone, e questo poi ha inevitabilmente le ripercussioni. Quindi la personalità forte di Mourinho, i suoi precedenti, in occasione di altre partite lui ha avuto spesso che lamentarsi, sì, atteggiamenti anche provocatori, un arbitro giovane, perché era un arbitro, insomma, un arbitro molto giovane, tutto insieme è chiaro che poi una partita così equilibrata basta poco per poter spostare l'ago della bilancia dalla parte dall'altra. Vediamo come la pensa, io immagino già quale può essere il suo pensiero, Giovanni Perna, che abbiamo in collegamento da remoto, nostra tribuna del tifoso. Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera Giovanni. A te, Livia, Guglielmo, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, come la penso? Volevi sapere come... Sì, sì, domanda chiara, diretta, precisa. Io penso che Sabatini ha fatto benissimo e vorrei argomentare. Vedi, noi tutti, chi da tifoso, chi da tecnico, chi da dirigente, chi da te come cronista, passiamo il tempo a lamentarci della deriva brutta verso la quale sta andando questo pallone italiano. Non possiamo poi lamentarci dell'opportunità o meno di uscita come quella che ha fatto Walter Sabatini, che ha spessore intellettuale, curriculum, conoscenza di uomini e cose, tale da non poter essere attaccato, come poi dimostra la risposta, virgolette, di Mourinho. Io dal mio lato privilegiato della barricata, perché chiaramente io non devo rispettare equilibri, non devo essere educato, sono soltanto un tifoso della Salernitana, penso che lo abbiamo fatto tutti da ieri sera in poi, sviscerare l'episodio alla luce del regolamento, quando si va al VAR, quando non si va al VAR, e se si va, perché non fa altro che farci entrare in un gioco diabolico, che è esattamente quello al quale vogliono farci giocare. Indegnamente da essere umano, io valuto le persone, valuto gli atteggiamenti, e gli atteggiamenti di chi guida questa sgangherata locomotiva nei confronti della Salernità, dall'avvento di Danilo Iervolino in poi, hanno lasciato intendere che dovevamo ringraziare per non essere stati tagliati, ma allo stesso tempo si dovesse sventare ogni minima insidia di rimonta da parte della serie. Siete stati salvati dal fallimento al 31 dicembre, ora tranquilli, insomma, non date più fastidio. Il che ci potrebbe anche stare, se non fosse che questa situazione bastarda a monte è stata creata proprio da chi adesso ci sta accompagnando delicatamente, o non tanto delicatamente come ieri, con un braccio alla porta, per un braccio alla porta. E quindi da questo punto di vista, Giovanni, sei rassegnato? Assolutamente no, perché lo ribadisco, l'ho detto da quello sgabello la settimana scorsa, credo che tra quelle che sono ormai le quattro coinvolte, la Salernitana, con tutte le sue pecche, con tutte le sue falle e quant'altro, sia quella messa, perché ancora crede in qualcosa. Le altre sono pressoché in caduta libera, più il Venezia che il Cagliari, che magari sta potendo di trasversare i sostegni, non ho paura a dirlo. La Salernitana ha un'idea e un cuore,
Da ieri, secondo me, un assetto a centrocampo di primissimo livello, ben oltre la zona salvezza, quantomeno la zona destra della classifica alta, e non ha niente da perdere. Allora, scusami Giovanni, perché il discorso questo sulla classifica mi sembra molto interessante, vorrei coinvolgere anche Guglielmo e Livio. Se la Reggia ci propone la classifica, il discorso che fa Giovanni, anche per tenere accesa una fiammella di speranza, è insomma un discorso assolutamente comodo, perché la Setana sabato prossimo farà visita alla Sampdoria, che è, diciamo così, tra virgolette, Sampdoria che in campo, non so in questo momento il risultato, sta giocando a Bologna. Giovanni, ci puoi dare un aggiornamento? Non lo stavo seguendo. Giovanni? Vabbè, Giovanni forse non ci sta ascoltando in questo momento. Comunque 0-0. Ah, 0-0, perfetto. La Sampdoria 29 e diciamo è l'ultima squadra prima del Baratro. Il Baratro in questo momento comprende, a mio modesto avviso, quattro squadre, che sono il Cagliari, 25 punti, il Venezia, 22 punti, così come il Genoa, la Salernitana ha 16 punti. Ricordiamo che la Salernitana ha due partite da giocare, oltre a quelle da diciamo così, regolare svolgimento, quindi ha 8 partite, giusto? Sono 8 le partite che mancano all'appello, quindi 8 partite sono potenziali 24 punti. Però la cosa più importante è che la Salernitana, ad esempio, è in vantaggio negli scontri diretti col Genoa, è un dettaglio ma importante, e deve ricevere sia il Venezia che il Genoa. Il Venezia non appena sarà ufficiale, poi il Cagliari, scusa, sia il Venezia che il Cagliari, quindi cioè, possiamo dire che c'è ancora una speranza, Guglielmo, non è che dobbiamo creare false illusioni, no, però chiaro. Io penso che insomma la matematica è chiaro che la matematica dice assolutamente vabbè, questo. Quanto questa squadra, cioè, noi ci vogliamo anche credere, ma devono crederci soprattutto i giocatori. Il problema è che hai già cominciato a individuare le prime due vittorie da fare. Cioè la matematica ti darà a Genova possibilmente, se venissero no appunto dico, cioè ormai di 8 partite cioè ormai il tempo sì, è la matematica che ti dice che ne devi vincere almeno 5. Per me 5 partite sono 5 partite, almeno su 8 devi vincere 5, arrivare esatto. A allora, 31 punti. Quello che chiedo io, una squadra che fino adesso ne ha vinte 2, in 30 ne ha vinte 2, ne può vincere 5 in 8? Livio? Per me, io voglio pensarla sempre in positivo. I miracoli possono avvenire, cioè è una statistica assolutamente deficitaria, assolutamente perdente, certo, se uno la guarda così in maniera asettica, però... Cioè il paradosso è questo, che se è vero che è la matematica che ti dà la speranza, però poi la matematica la devi... Allora, gli elementi positivi, un assetto di squadra che sta migliorando, c'è un centrocampo, abbiamo detto, sì, assolutamente, che sì, assolutamente. Di livello. Continua a segnare poco, però. Sì. È una squadra che insomma continua a fare molta fatica in zona. Allora, senti, io non lo volevo dire prima, non lo dico adesso. L'atteggiamento di Castagnos dopo il tiro sbagliato, quello è l'atteggiamento di un giocatore che vive un ambiente frustrato dal fatto di non riuscire a raggiungere un risultato, che si dispera. Se fosse stato lì un giocatore sereno, al tiro sbagliato e al possibile cross in mezzo del compagno, quello avrebbe seguito. Un giocatore sereno li segue l'azione. Invece lui si è fermato, disperato. Allora, cosa riuscirà a generare una possibile vittoria? Cioè, sul proseguo dell'azione, tu dici, sì? Assolutamente sì. Cioè, un ragazzo che lì era bloccato dalla sua situazione, dalla situazione della squadra. Vero. Ok. Ha capito in quel momento. Un giocatore sereno lì avrebbe seguito il susseguente... Sì, sì, c'è stato poi... Parlo di atteggiamento sì, mentale. Tu parli di serenità di atteggiamento mentale. Assolutamente. Nell'intervista di Nicola c'è anche un passaggio dove lui dice non sono solo le qualità tecniche, no? E lui, secondo me, là parlava anche magari di... Della cattiveria nelle... Della cattiveria, ma anche
anche dell'esperienza probabilmente, dell'abitudine, dell'abitudine a certe situazioni, a certe cose. Allora io dico, una squadra che sta ancora sul pezzo, che ancora cerca aspetti positivi da dove poter ancora trovare motivazioni per le prossime partite, raggiunge una vittoria. Questa vittoria cosa può generare? Può generare qualcosa di importante. Certo. Quindi noi non sappiamo, cioè la speranza, fin tanto che la matematica, a prescindere, fin tanto che la matematica non ti condanna, tu devi lottare. Mi sembra che ci siano tutti gli elementi, ripeto, non viviamo il gruppo, però da quei dei segnali che arrivano all'esterno, per me sono segnali positivi. E in ogni caso io faccio sempre il solito ragionamento che ho fatto anche in altre... Cioè oggi tu devi costruire per il futuro... Cioè tu devi mettere le basi anche per una pronta risalita. Sì, questo, cioè voglio dire, insomma, tu devi costruire. Questo è l'auspicio, no? Che abbiamo sempre in qualche modo invocato fin dall'inizio. Cioè lavorare su due binari. Cioè da una parte tentare in questa stagione una salvezza che avrebbe avuto e continua a avere ancora di più del miracoloso. Dall'altra però tenere il focus anche su quella che dovrà essere poi la progettualità che la Sedana dovrà mettere in piedi, tanto più che c'è una nuova proprietà, c'è un nuovo management, certo. E c'è da costruire, credo, immagino, tante cose. Io però voglio chiedere, partendo da Giovanni, a parole Nicola mi pare che sia ancora sul pezzo, lo stesso Sabatini insomma ha parlato di una tigre che è lì sullo sgabello e continua a mantenersi in equilibrio, aggrappata a questa speranza. La città, la piazza, la tifoseria, ancora ieri encomiabile insomma nel sostegno alla squadra, oltre 5.000 tifosi a Roma, è su questa lunghezza d'onda? Cioè continua ancora a credere o dopo l'ennesima batosta, perché quella di ieri è stata, per come poi si è dipanata una batosta, comincia in qualche modo a perdere speranze, Giovanni? Ma io credo che la tifoseria, dopo la partita con Torino e nel testimone poi anche la cronaca sportiva dei giorni successivi, avesse perso un attimo la bussola. Penso che all'Olimpico l'ha ritrovata compattandosi probabilmente proprio dietro le cose che ieri ci hanno condannato. Tifosi, quelli tantissimi che erano allo stadio, e quelli che hanno seguito da casa si sono sentiti in qualche modo, e a mio avviso giustamente, defraudati da un certo atteggiamento di direzione arbitrale. Direzione arbitrale complessiva, non parlo solo del giovanotto che è stato sbattuto lì nell'arena, ma direzione complessiva. E quando tu hai un motivo di rivalsa, e senti che il mondo, tra virgolette, va contro di te, secondo me ti ricompatti. Se posso brevissimamente aggiungere qualcosa sulle considerazioni sia di Guglielmo che di mister Maranzano, sono considerazioni inoppugnabili. È l'assunto che è sbagliato, Guglielmo, perché dire questa squadra deve vincere 5 dopo che ne ha vinte 3, significa parlare di questa squadra come se fosse la stessa squadra prima del 13 gennaio, e non è così. L'atteggiamento di Castanos, sicuramente il mister da combattente quale è stato in campo, ha individuato la criticità, ma in quel momento vincevamo 1-0, quindi diciamo lo scoramento secondo me è stato soltanto per il gol clamorosamente fallito. Poi quando l'episodio così diventa decisivo resta nella memoria. Penso che Castanos non abbia dormito bene, così come noi. Voglio dire, non mi sento ancora speranzoso oltre la razionalità. Intravedo dei motivi per delineare bene il come si retrocede, se proprio la retrocessione dovesse essere, no? E ieri è stato il primo discorso di Iervolino. Ma retrocesso non mi sento.
Chiaro il discorso. Giuseppe già diceva, ok, è un'altra squadra. È vero che fino ad oggi questa squadra non è riuscita a fare quello che avrebbe dovuto fare, ma non bisogna conteggiare tutta la stagione, ma soltanto la parte. Peggio mi sento. Perché la squadra, la nuova, non ne ha vinte neanche una. Sì, questo è poi... Purtroppo è questo. Poi chiaramente è una squadra diversa che ha affrontato meglio le partite, non è stata mai messa in difficoltà, però parliamo di dati prettamente numerici, no? Certo. Il dato è questo qua. Il dato è questo. In che cosa, secondo te, Livio, può ancora migliorare la squadra? A parte l'atteggiamento mentale, ma questo secondo me molto dipenderà dai risultati. Anche la prossima partita, cioè, ci vuole una svolta, ragazzi, perché se non arriva, io preferisco giocare malissimo. Sì, è chiaro che una vittoria potrebbe avere l'effetto come una bottiglia che... Sì, sì. Un tappo che esplode, no? È chiaro che dopo potrebbe generare tanto, questo è evidente. Sicuramente non devono mollare la presa, devono lavorare giornalmente con la... Ma quanto è dura Nicola, è durissima. Sì, a tenere sul pezzo. Però sono dei professionisti, lo devono fare. Lo sai, però Livio... Lo stanno facendo, No, assolutamente, devono continuare a lavorare così, cercando piccoli dettagli che possono dare quella positività, quella motivazione per andare avanti, così come abbiamo sottolineato nell'intervista. Cioè mettere a posto una cosa per volta, insomma, cioè la fase di interdizione, poi cercare di sviluppare la cosa, cioè far finta, cioè non guardare la classifica. Allora, io immagino anche un aspetto che, vuoi dire, di cui non abbiamo ancora parlato, cioè un allenatore che arriva in un gruppo nuovo ha la conoscenza in generale del gruppo, ma poi la conoscenza dettagliata dei vari giocatori la impara giorno dopo giorno. Certo. Cioè lui ha sottolineato l'aspetto di un ragazzo hobby che premiava, insomma, la prestazione di questo ragazzo, e questo è frutto del lavoro giornaliero che l'allenatore e della conoscenza che giornalmente riceve, che cresce, perché non è soltanto l'allenatore che conosce il giocatore. È anche il giocatore che conosce l'allenatore nel modo di esprimersi, nel modo di chiedere le cose, nel modo di dare un'indicazione. È un linguaggio che si impara. Sì. Vuoi dire? Però tutti questi discorsi che sono, io approvo, insomma, sono, diciamo così, anche alti da questo punto di vista. Continuano a cozzare con un principio che è ineluttabile: il tempo. Perché Nicola ha avuto poco tempo e il tempo a disposizione per poi ottimizzare tutti questi discorsi è ancora di meno. E allora, in assenza di tempo, io credo che sia necessaria la fortuna. Perché forse soltanto con un pizzico di fortuna... Una botta di fortuna... Perché poi potrebbe... in quasi tutte le partite, quelle là, diciamo... Sì, l'episodio, perché se pensi alla partita col Torino, no? Cioè, la prima vera palla gol, la partita con Torino, capita alla Salernitana. Tiro di Verdi, quasi a colpo sicuro, Beriscia tocca il pallone, tocca il palo e va fuori. Sì. Probabilmente, se quel pallone toccato da Beriscia, tocca il palo interno e va dentro, cambia la partita. Io dico, in tutte le partite dove il risultato è stato, non mettiamo quelle con l'Inter, con la Juve, per ovvi motivi, però in tutte, quasi tutte le partite, la Salernitana ha avuto sempre l'episodio... Sì, pensiamo al penalty contro il Sassuolo, prima concesso e poi... Sì. Cioè, quante volte vediamo sempre che il VAR... Al doppio penalty con il Torino. Ne vogliamo parlare. Quella non l'ho capita. E là oggettivamente la fortuna non l'ha mai aiutata. Allora, già siamo arrivati in chiusura di questa prima parte anche del collegamento e, insomma... Stiamo parlando di tutto, ora stiamo toccando un argomento sul quale veramente, insomma, io faccio fatica ad entrare, che è quello della fortuna, della dea bendata, della buona sorte, insomma, appelliamola come meglio crediamo. Da questo punto di vista non possiamo fare niente? Io credo che, come girano i dati, non lo puoi stabilire, però credo che nel calcio la fortuna si debba cercare. La Salernitana contro Torino non ha cercato la fortuna, contro la Roma sì, e perché è l'ultimo dato di riferimento che io ho, spero che prima o poi si volti dal nostro lato questa fortuna.
Ecco, io per chiosare, insomma, anche per la legge dei grandi numeri, no? Diciamo che i grandi numeri che oggi condannano la Salernitana sotto ogni aspetto, sconfitte subite, vittorie conquistate, gol subiti e gol realizzati, e chiaramente anche episodi fortunati e sfortunati, io credo che, insomma, un episodio fortunato, qualcosa, prima o poi dovrà pur capitare. Bene, cascato qualcosa, ma non è un problema. Andiamo in pubblicità, lo recuperiamo subito dopo, e subito dopo ci proietteremo, insomma, già a quello che sarà il prossimo impegno di campionato, ovvero la sfida in programma al Marassi contro la Sampdoria. Grazie Giovanni, intanto, grazie per essere stato in grazie a compagnia. Voi. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Giovanni, ciao, buona serata. Subito dopo proveremo a concentrare le nostre attenzioni sul prossimo impegno di campionato, quello che attende la Salernitana al Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo, che credo sia ancora sullo 0-0, non so se mi puoi confermare. Una volta che ti chiedo di seguire una partita non lo stai facendo e quindi va bene così, ok, speriamo 0-0, andiamo in pubblicità. Bene, seconda parte di trasmissione, tra poco avremo un secondo collegamento. Io ripartirei da quella schermata che, insomma, abbiamo commentato in precedenza, no? Ripercorrendo un po' la situazione della classifica, che è fondamentale tenere insomma, sott'occhio la situazione di classifica. Ricordiamo che il prossimo 20 aprile la Salernitana giocherà il recupero della partita non disputata al Friuli contro l'Udinese. Insomma, non sarà una partita semplice, perché l'Udinese sta continuando a fare belle prestazioni, peraltro ha messo nei guai seri il Venezia proprio nello scorso turno, andando a vincere a Venezia. È tranquilla e serena già la salvezza in tasca, però io credo che la volontà del club friulano sia quella di chiudere in bellezza il campionato, quindi non dobbiamo attenderci particolari regali, mentre non è stato ancora fissato il recupero della partita non disputata contro il Venezia, quella sì che sarà una partita importante, anche lì c'è un ricorso pendente, ma credo che alla fine, insomma, sì, anche il Venezia dovrà farsene una ragione. La partita non disputata alla Righi sarà ripetuta. Allora, questa è la posizione, la situazione di classifica. La Salernitana, vi ricordo, ma giusto così per onor di cronaca, che deve giocare contro l'Udinese, ok, deve giocare anche ad Empoli, che è un'altra squadra tutto sommato serena, a 34 punti, e quindi sono due partite contro squadre, dice, ci si appella a tutto, sì, ci si appella a tutto, anche al fatto di poter giocare contro squadre che tutto sommato hanno poco da dire al campionato, ma insomma è una fantasia in questo momento. Però, ok, giocherà a Genova contro la Sampdoria, che invece è una squadra che ha ancora molto da dire al campionato, perché non è ancora salva, e poi, come dicevo, dovrà giocare contro il Cagliari, con il Venezia. Beh, dall'altra parte c'è ancora la partita contro l'Atalanta, c'è la partita ancora contro la Fiorentina, insomma, sono scontri, diciamo così, di un livello anche superiore rispetto a questo. Guglielmo, quale dovrà essere, a tuo avviso, il messaggio che Nicola dovrà trasferire alla ripresa della preparazione al suo gruppo, anche per tenere in piedi questa speranza? Intanto la regia, se ci può proporre anche il prossimo turno, così cominciamo a focalizzarlo. Ricordiamo che si giocherà tra venerdì e sabato. Io credo che il messaggio a questo punto deve focalizzarsi sulla partita. Guai a parlare di vittimismo, però, io credo che quello sarebbe poi un errore, sì, cioè sì, trasferire alla squadra che in questo momento... Guarda, io non l'avevo detto, ma l'intervista di Sabatini... su questo sono d'accordo, cioè potrebbe essere mal interpretato, dare un alibi a Mi aveva dato, tutti mi aveva dato in parte proprio quell'impressione, sai, quel voler dire sono contro di noi, non c'è niente da fare, possiamo fare quello che vogliamo. Ed è un po' in controtendenza con quello che invece predica Nicola, no? Sono d'accordo su questo. Dicevo che secondo me Nicola adesso deve concentrarsi proprio su prossimo turno, sulla prossima partita, cioè inutile, senza fare tabelle, tutte finali, sì, classico adagio, ma senza neanche proprio veramente guardarle quelle no, altre. Assolutamente. C'è questa partita e quella là che poi, senza guardare gli altri. Poi è chiaro, bisognerà sempre vedere, ecco, il risultato del Cagliari, il risultato del Venezia, so, il risultato delle altre. Sai qual è il grande rammarico? È che noi
insomma, chiaro. Ormai è un mese, anche ormai un mese che non è cambiato niente. Esatto, stanno perdendo sempre tutte. Sì, sì, sì. E lì aumenta il rammarico, no? Anche per gli episodi, certo, di cui prima. Certo. Cioè, perché anche due pareggi contro Torino e Roma, che probabilmente due settimane fa avremmo bollato come due risultati poco importanti, avrebbero smosso un peso, certo. Assolutamente sì, assolutamente sì. No, io non farei troppi calcoli, insomma, in una situazione così critica e delicata, insomma, andrei e focalizzerei anche l'attenzione. Anche perché si rischia di non essere più credibile, no? Ormai, cioè, ormai vedere, cioè, far immaginare la salvezza, ormai rischi di non essere più... cioè, ormai devi dire andiamo a Genova, è l'ultima partita. Cioè. Devi vivere il momento e devi vivere. Ecco, però io dico, il pericolo, io condivido questo discorso, ma se io dico, io allenatore, dico al gruppo, domenica a Genova, sabato a Genova giochiamo l'ultima partita, e quella partita la sai dare per qualsiasi ragione la cicca, ecco, poi non diventa poi quello, cioè poi sei costretto ancora a inventarti qualche altro. Sì, ma c'è, però questo discorso lo stiamo facendo da tempo. Assolutamente è, sì. È rimasto valido come discorso perché le altre non si sono mosse. È vero. Cioè, altrimenti sarebbe già finito. Altrimenti sarebbe stato già. Le ultime spiagge già ce ne sono state, non sono diventate ultime perché le altre sono rimaste male. È vero. Si definiva ultima spiaggia la partita contro il Sassuolo pareggiata. Insomma, andati ben oltre e ancora c'è il rammarico per le occasioni, anche per i due pareggi sfumati. Ecco, Livio, vediamo il prossimo turno. Perché se è vero, come è vero, che Nicola e la squadra non devono guardare gli impegni, noi possiamo farlo, nessuno ce lo vieta. Immagina. Non caliamoci completamente. C'è Spezia Inter, ma se ne può fregare di meno. C'è Milan Genoa, vabbè, anche se il Milan di oggi, insomma, mi pare stia facendo molta fatica, però, insomma, credo che se vuole ancora cullare qualche speranza, un'alternativa. C'è Cagliari Sassuolo, e Sassuolo è una brutta bestia, perché sì, è una squadra che veramente non concede sconti. Forse è stata la squadra che a Salerno ha impressionato più di tutte sì, le altre. Sì, è vero, sì, anche molto più del Torino che ha vinto, sì, cosa che non è successa al Sassuolo, però insomma il Sassuolo è stata veramente un'espressione di gioco notevole. C'è Udinese-Empoli, ok, Sampdoria-Salernitana neanche a parlarne, ne parleremo tra pochissimo. Fiorentina-Venezia, Juventus-Bologna, Lazio-Torino, Napoli-Roma, Atalanta-Verona. Insomma, noi ormai ricordo che fino a qualche tempo fa guardavamo 4-5 partite, ora ne bastano due di partite. Guardavamo lo Spezia. Sono due o tre, guardavamo lo Spezia, esatto. Insomma, si guardava, lo sguardo era rivolto a molti, ora si è notevolmente assottigliato. Viva Dio, ce ne sono ancora tre insieme alla Salernitana che lottano per evitare la salvezza. Tu mi dirai. No, è un turno che se dovesse sbanchi il banco, come si suol dire, cioè se dovesse andare bene. Quindi, sulla carta dire, quelle tre possono perdere tutte e tre. Assolutamente sì. Quindi guardiamo in casa nostra e a testa bassa andiamo a Genova. Allora, abbiamo in collegamento il collega Alessandro Mosca del quotidiano La Città. Ciao Alessandro, piacere ritrovarti. Ciao Marcello. Buonasera a tutti i tuoi ospiti e ai telespettatori. Ecco, tu sei molto giovane, quindi non ricordi Livio Maranzano con la maglia della Salernitana. Lui era un frequentatore del Vestuti, cioè lui parte dal Vestuti. E arrivò in una Salernitana messa malissimo. Aveva, insomma, all'epoca, in quegli anni, non c'era la cancellazione per fallimento, però era stata messa in mora, aveva perso completamente tutto il parco calciatori, e Livio Maranzano arrivò insieme ad altri due giovani virgulti. No, vedi, tu ricordi male, perché in tre arrivassi in un primo momento, il quarto, il portiere Zazzaro, arrivò successivamente. Complessivamente sono sempre quattro. Sì, però io stavo ripercorrendo un po' la storia. Dettagliatamente. Arrivaste in tre, che erano Maranzano, Maresi e Favo. Esatto. Insomma, Favo e Maresi, e Favo e Maranzano hanno fatto un'eccellente carriera. Ferrara anche. Ferrara arrivò. Arrivò Ciro. Sì, infatti Ciro lo... L'hai dimenticato, Ciro. Come hai dimenticato? Ciro? Quello mi chiama troppo. Perdono, Ciro. Ciro, perdono. Dimenticato. Quello che poi ha collezionato il maggior numero di presenze. Assolutamente sì. Infatti eravate in 5, perché Zazzaro arrivò dopo. Esatto. Il portiere.
E insomma, quindi tu eri molto giovane, non frequentavi il Vestuti, Livio, insomma, era insomma, un giocatore di grande dinamismo. Tu l'hai affrontato, Maranzano? No, forse no, perché in quegli anni là, forse io o ero in C2 prima, in B dopo, perché non ricordo di quell'anno là con la Serenità. La Serenità l'ho affrontata sicuramente... Perché tu poi andassi subito a Modena, o no? A Reggio Calabria. Feci altri 3 anni a Reggio, due anni a Modena. E 2 anni a Modena, sì. Quindi non vi siete incrociati. Ok, no. Vabbè. Insomma, parentesi, la chiudiamo. Che campionato, che campionato era? 80? Dove? A Salerno. A Salerno erano tutti C. No, C. Che anno era? 86-89. Quindi 86-87, 87-88, 88-89. Questi no, sono allora i miei no. 3 anni allora a Salerno. No. Perché io ho trovato con la Salernitana... Poi sono andato in via alla Regina. La Salernitana credo ci abbia... ma non ricordo, forse un 86-87. Vabbè, comunque per dire ai giovani che non ricordano, io ricordo ancora l'emozione all'esordio al Vestuti. Cioè quando sono entrato in campo, con la coda dell'occhio guardare quello che c'era dietro è ancora un'emozione che sento, cioè un'emozione enorme. Dietro avevi la curva sud? No, quando entravi in campo avevi la tribuna. Ah no, io pensavo dallo spogliatoio. L'esordio in campo, quando entravi in campo avevi quella muraglia dietro. Non uscita dal tunnel. No, l'entrata in campo, l'esordio in campo, dalla panchina entravi in campo con la coda dell'occhio, mamma mia quanti sono. Allora, Alessandro, ok, chiudiamo la parentesi. Sampdoria Salernitana, oggi abbiamo registrato, onestamente, ho letto su Salernitana News, il portale del collega Eugenio Marotto, un'intervista realizzata all'avvocato Fimmanò, che da una parte in qualche modo insomma, esultava per la decisione assunta da parte dell'Udinese di rinunciare all'iter giudiziario e quindi rassegnarsi all'idea di giocare il prossimo 20 di aprile contro la Salernitana. Però nella stessa intervista ho letto insomma un paio di passaggi che onestamente mi sono sembrati un po' strani, del tipo li avevo segnati, la squadra dopo le sostituzioni non è stata più la stessa, oppure Sabatini si è lamentato per alcune decisioni arbitrali, credo che in altre partite la Salernitana sia stata anche trattata peggio. Ma cioè, come si interpretano queste voci che, insomma, Fimmanò è l'avvocato della Salernitana, mi pare un po' fuoco amico. Esatto Marcello, quello che hai detto tu è giustissimo secondo me, cioè l'avvocato Fimmanò è un professionista che conosciutissimo, però mi pare che sia un avvocato, non un però esattamente probabilmente sulle questioni tecniche dovrebbe un attimo limitare questi commenti tra virgolette, anche se comunque fa parte della società, anche se in maniera esterna, quindi diciamo ha tutto il diritto di dire la sua sulla Salernità, però evidentemente ascoltare queste cose da una persona tra virgolette esterna che c'entra poco con le questioni di campo È un po' così, lascia un po' essere fatti, anche perché visto tutto il clima che si respira in vista del futuro, sulla conferma di Sabatini, sulla conferma di Nicola, su quel che sarà la prossima stagione al netto della categoria, fa un attimo riflettere. Ecco, però mi pare che qualche scricchiolio lo stiamo già avvertendo, no? Insomma, da questo punto di vista. Assolutamente sì, cioè già non è la questione della partita della Roma, anche perché penso che il presidente Iervolino, come gli altri dirigenti della squadra, abbiano apprezzato la prestazione della Serena. Credo che sia stata una delle migliori prestazioni dell'anno, probabilmente la migliore esterna al netto di quello che è stato il risultato. Ma queste decisioni, però, in questo momento, queste parole, queste riflessioni, in questo momento forse dovrebbero essere un attimo tralasciate. Magari fare una sintesi fra qualche tempo, quando la classifica dirà definitivamente quale sarà il destino della Salernità e soprattutto quale campionato affronterà nella prossima stagione. Oppure, e mi rivolgo al dirigente, oppure semplicemente rispettare i ruoli. Insomma, ok, sì. Complimenti per l'eccellente e brillante risultato ottenuto in sede giudiziaria. L'avvocato Fimmanò, avvocato Sica e avvocato Chiacchio, il triunvirato che ha insomma in qualche modo garantito alla Salernitana per il momento un'altra partita, speriamo due,
Però poi, insomma, dal punto di vista tecnico... Quello è fondamentale. Mm. Se non si salvaguarda... No, perché poi noi stiamo facendo tutti questi discorsi, la compattezza, il gruppo, Nicola, la squadra, insomma, il messaggio che deve passare, la piazza come reagisce. Poi, se voci di dentro, perché Fimanò è... Io credo che... L'avvocato della Salernitana, uno degli avvocati della Salernitana, insomma, si lascia andare a certe dichiarazioni. La verità è anche che la visibilità che ti dà, la squadra di calcio è una tentazione troppo grande, per cui è facile andare oltre. È facile andare oltre, sì. Io credo che sia andato un po' oltre, insomma, perché insomma, dall'avvocato della Salernitana, perché io sono d'accordo, tutti possono esprimere un'opinione, lo facciamo noi. Ma noi non abbiamo nessuna aderenza con il club, cioè nel senso che chi fa parte del club deve quantomeno... Poi perché io immagino che le parti tecniche difficilmente si sognerebbero di entrare in aspetti, in questo caso, legali. Mm. Invece tutti gli altri... pensano di poter entrare nella... Vabbè, definiamo un eccesso di entusiasmo, dai. Questo è il male del calcio, e ci sentiamo tutti allenatori. Lo so, vabbè, tu lo sei, quindi insomma, da questo punto di vista... Io mi astengo sempre, però lo sai, per fare con me. Ma è il dramma, che poi, però questa è veramente una divagazione, che l'allenatore difficilmente, soprattutto in un contesto pubblico, in una trasmissione televisiva, muove appunti feroci in altri nei confronti del collega, soprattutto quando è appunto in un momento pubblico. Gli altri invece si sentono autorizzati tranquillamente a invadere il campo, da questo punto di vista. Senti Alessandro, vabbè, insomma, volevo capire soltanto se questa dichiarazione di Fimanò in qualche modo aveva avuto eco rispetto, insomma, io ho consultato il portale brillantemente curato dal collega Eugenio Manotte e dai suoi collaboratori. Non so se c'è un sequel rispetto a questa vicenda oppure si è chiusa qui. Senti Marcello, questa, diciamo, da questo punto di vista non è un inedito di questa questione, di questi ingressi, tra virgolette, esterni di queste persone che comunque lavorano per la Salernitana. E giustamente dicevi tu, la questione del rispetto dei ruoli, cioè massimo rispetto per l'avvocato. Sì, Sabatini già aveva bacchettato sul contratto di Djuric, Esattamente, cioè sono questioni che stanno venendo fuori con il giorno, probabilmente amplificate anche da questa mancanza dei risultati e delle vittorie, sì, che naturalmente esasperano un po' più gli animi all'interno della società, perché vediamo che la squadra sta giocando comunque una partita, a Roma ha fatto un'ottima partita. Il sentimento che pervade un po' tutto è proprio la frustrazione, cioè il fatto di aver fatto di tutto e non riuscire ad accogliere quello che in qualche modo si è seminato. Io credo che sia poi questo alla fine, insomma, muovere un po' le coscienze generali e le opinioni un po' di tutti quanti orbitano intorno alla Salernitana. Senti, dobbiamo attenderci, siamo appena a inizio settimana, ma dobbiamo attenderci qualcosa di importante per il Marassi. Io chiedo conferma al mio assistente in studio, è sempre 0-0 risultato al Dallara, perfetto, sempre 0-0. Dobbiamo attenderci qualcosa? Qualcosa di importante dal punto di vista tecnico, dici, come novità di formazione? Sì. Come novità di formazione, guarda, io ripartirei sicuramente dal sistema di gioco, questo 3-5-2 che, diciamo, un po' ritorno al passato, un modulo di Castoriana memoria, che, diciamo, è il modulo su cui è stata costruita la Serie A. Però ci sono stati degli interpreti che sono cambiati, per esempio io sentivo anche prima che veniva elogiata la prestazione del centrocampo, per me davvero il centrocampo ha fatto una prestazione mostruosa, cioè l'Astana Koulibaly ha giocato benissimo, è davvero una sorpresa questo calciatore, forse addirittura anche più sorprendente di Ederson, perché Ederson è arrivato qui comunque con la stima del predestinato, di un calciatore talentuoso cercato da tanti club anche europei, che adesso pare che lo stiano cercando ancora. Però questo calciatore davvero si è preso le redini della squadra sulle spalle, cioè davvero ha fatto una prestazione importante. E anche Boinen mi sembra che sia stato un po' limitato da quella ammonizione
discutibile arrivata nei primi minuti, però nonostante l'ammonizione, la prima da titolare ha tenuto molto bene il centrocampo, ha dato una mano, ha dato ordine, magari manca ancora il passo che però è la prima partita, va giustificato. Sicuramente poi penso che ci sarà il rientro di Bonazzoli per la partita di sabato. E io spero, Marcello, mi permetto di, che sentivo che ne parlavate prima, della gestione dei cambi. A me, io non discuto i cambi di Nicola, però discuto qualche uomo che in questo momento sta venendo un po' meno. E faccio l'esempio su tutti, di Verdi. Verdi pare, mi dispiace esprimermi in questa maniera, però pare che il campionato di Verdi a Serra sia durato un quarto d'ora. Cioè il quarto d'ora della prima partita, perché nelle altre partite ha dato veramente quello pochissimo. È un po'... probabilmente il limite atavico di Verdi, no? È un giocatore che insomma di indiscutibili qualità tecniche, ma che fa fatica poi a trovare, a dare grande quantità. E poi con questi giocatori, Livio, il dubbio è sempre uno: è meglio insomma farlo giocare sempre perché puoi inventarti in attesa dell'invenzione, esatto, perché puoi inventarti a giocata, oppure insomma sacrificarlo in nome di un giocatore, diciamo così, di maggiore sostanza? Beh, oggi propenderei più per la seconda. Più per la seconda ipotesi. Oggi aspettare la giocata in partite dove magari si vive un equilibrio, ma anche mentale, molto labile. Insomma, preferirei un po' più di sostanza. E questo probabilmente non è il momento, cioè classifica e situazione generale adatto a un giocatore come Verdi, che probabilmente ha bisogno di giocare, sì, ma secondo me, in maniera più leggera. E secondo me Verdi è un giocatore per una squadra che è capace di stare nella metà campo avversaria con continuità. E quindi lui può trovare negli ultimi metri, nelle situazioni di rifinitura, una squadra di conclusione, che è costretta a fare, una squadra che gioca 30 metri dietro, come capita alla Salernitana di giocare spesso 30 metri dietro, sì, è chiaro che un giocatore come Verdi fa fatica a trovare la giocata. Ecco la domanda. Allora, io per esempio sul ritorno in campo di Bonazzoli al fianco di Giulic avrei pochi dubbi, anche se onestamente i primi 40 minuti di Ribéry mi sono sembrati interessanti in quella posizione, poco costretto. Allora, a Ribéry manca oggettivamente manca il guizzo finale, no? Esatto. Quello che ormai lui non salta più l'uomo in area di rigore, non va più alla conclusione. Però, però quel ruolo di raccordo, di tenere palla nella tre quarti e portarla a fare. C'era una persona che in questo studio dicevo: Ribéry più uno è poco, ma non era Ribéry il giocatore, all'epoca era l'altro. Ma Ribéry più due è forse troppo. Tanto per questa squadra. Come la conciliamo? Ci risiamo. No, Ribéry mi piace perché è l'unico giocatore in questo momento che riesce a collegare le parti, a prendere palla e a gestirla per quei secondi che consentono alla squadra di salire, di guadagnare un po' di campo. E quindi tu insomma lo consideri un giocatore importante? Importante, cioè se gli si chiede quello lo fa. Quindi come giocheresti tu, con Ribéry e due punte oppure con Ribéry ed una sola punta? Ribéry è una sola punta. Ribéry e due punte oggi non te lo puoi consentire. Ma la domanda che credo terrà banco nei prossimi giorni, mi fa piacere fare una ricognizione: per la partita contro la Sampdoria, la Salernitana recupera, oltre a Bonazzoli, anche Fazio. Alla luce di quello che abbiamo visto a Roma e soprattutto l'interpretazione sempre più autoritaria, autorevole di Radovanovic come centrale dei centrali, riproporreste Fazio in quella posizione di centrodestra così come è successo col Torino? Secondo te Fazio, Livio, al di là di quello che ha rappresentato questo calciatore, che sicuramente ha forse ancora molto da dire e sta pagando un lungo periodo di inattività, è un giocatore funzionale in questo momento alla causa? Bella domanda. Credo che se la stia ponendo anche Nicola in queste, credo di sì, in queste ore. E credo che alla fine la scelta sarà su chi darà più, tra virgolette, certezze. Allora, Fazio
È un giocatore importante quando riesce a fare la giocata, perché come difensore non si discute. Il problema è che evidentemente a volte arriva un po' stanco e arriva un po' in ritardo nelle giocate che si propone a fare. Quindi probabilmente magari è il classico giocatore, anche vista la stazia, vi dicendo che ha bisogno di continuità per entrare in condizione, e quando entrerà in condizione ti farà la differenza. Però oggi la famosa questione mancanza di tempo, siamo sempre lì, è il gatto che si morde la coda. Sì, completamente d'accordo. È proprio l'errore di Fazio, nasce proprio nel momento in cui magari ha perso lucidità, è in affanno dal punto di vista fisico, e quindi che poi in A è un attimo. E gli errori nascono tutto da questo non riuscire a mantenere un livello di lucidità. Anche perché oggi l'intensità di gioco in A è salito moltissimo. Quindi oggi o sei preparato, stai in condizione, o paghi. Alla luce di queste considerazioni, vedendo un po' quello che è stato il rendimento del pacchetto arretrato, Radovanovic, Giombe, Ranieri, poi anche Dragosi, che non mi è dispiaciuto, cioè, tu andresti sulla riconferma di questo? Io credo che anche Fazio una difesa a tre potrebbe un attimino mascherare questo tipo di lacuna. Quindi meglio non centrale dei tre, cioè centrodestra oppure centrale o centrodestra, secondo me cambia poco. Però Radovanovic poi fa forse più fatica a giocare rispetto a Fazio sul centrodestra. No, dico Fazio in una difesa a tre, secondo me, potrebbe nascondere un poco questo suo affanno. Alessandro, sarà uno dei temi di questa settimana, immagino, no? Sì, Marcello, sarà un bel dilemma, anche perché il modulo a tre in questo momento, proprio per la condizione di Fazio, che per la lunga inattività è ancora corto di fiato, in questo momento credo che possa fare soltanto il centrale, anche perché, diciamo, questo termine che viene abusato negli ultimi tempi, da braccetto, quindi sul centro-destra, è andato in difficoltà quando l'ha provato a fare. Torino è andato in grande difficoltà. Anche visto il gol realizzato da Radovanovic, il morale, anche diciamo la prestazione al pacchetto all'età ha dato bella sicurezza. No, infatti a me sono piaciute la prestazione di Radovanovic, la prestazione di Jomber e soprattutto di Ranieri, perché Ranieri credo che abbia fatto la migliore prestazione nella gestione di Nicola, non nel ruolo diciamo consueto che siamo abituati a vedere da cursore di fascia sinistra. Credo che quindi il ballottaggio sia tra Radovanovic e Fazio, ma in questo momento togliere Radovanovic è un po' complicato. È vero, sono assolutamente d'accordo. Comunque lasciamo a Nicola chiaramente una settimana di lavoro, un poco meno, per decidere quello che sarà l'11 da schierare in campo. Senti, posso sapere, prima di salutarti Alessandro, quale sarà l'apertura, la pagina sportiva della città per domani? Avete già deciso su cosa punterete? Certo Marcello, ci occuperemo sicuramente della rinuncia del ricorso dell'Udinese, che è comunque una svolta importante che dà la sicurezza alla Salernitana di disputare questa partita. Speriamo che ci sia la certezza anche di giocare l'altra partita da recuperare. E poi ci occuperemo sicuramente della questione arbitrale, una questione che sta tenendo molto banco anche insieme alla Salernitana, perché diciamo le ultime direzioni degli arbitri che hanno visto la Salernitana tra tante questioni ancora da risolvere, non sono andate giù neanche alla società. Assolutamente sì, noi dimentichiamo che la Salernitana, insomma, lo ricordava chiaramente Livio, era reduce già da una partita, quella persa contro il Torino, molto contestata sia dall'amministratore Milan che dal DS Sabatini per quegli episodi che l'hanno poi alla fine indirizzato, ovvero il rigore concesso sul quale insomma il fallo di Belotti su Fazio è precedente, cioè nel senso che è Belotti a cominciare il fallo e poi Fazio in maniera plateale ad atterrarlo, e poi sulla ripetizione del penalty che Livio ancora oggi fa fatica a come. Ma quante volte tu entravi in aria senza farlo? Era richiesto tassativamente sia difensori che attaccanti di entrare subito, di andare sull'eventuale ribattuta del portiere. Era proprio la prassi. Quindi rubare quell'attimo al diretto concorrente di cercare di avvantaggiarsi sulla rincorsa del
nei vostri anni era molto difficile che sull'animatore del portiere potesse poi l'attaccante trovare il gol, perché arrivava puntualmente il difensore con largo anticipo a spazzare. Oggi invece capita spesso che è l'attaccante stesso, dopo la partita, la parata del portiere, a ribadire in gol, proprio perché insomma c'è un rispetto. Era un altro calcio. Che anche all'epoca non c'era il VAR, ma il regolamento era chiaro, a interpretarlo in maniera, diciamo così, personale, molto personale. Poi gli arbitri, di fronte a un rigore sbagliato magari della squadra ospite a Salerno, ma se ne guardava bene, la fanno ripetere. È finita lì. Altri tempi, altro calcio, siamo probabilmente anche un po' nostalgici. Grazie Alessandro, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie, sempre un piacere. Grazie, bocca al lupo, buon lavoro al quotidiano, ai colleghi del quotidiano La Città, diretto da Tommaso Siani. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, la pubblicità e poi le conclusioni finali. Bene, siamo veramente addirittura d'arrivo, anzi siamo praticamente ai saluti finali, sì, è proprio così. Me non resta che ringraziarvi, è stata piacevolissima questa ora e 45, ora insomma 75 minuti trascorsi insieme, è stato un piacere ritrovare Livio Maranzano, quindi posso richiamarti insomma più in là, di tanti, vedi che più in là. Non abbiamo molto tempo, Livio, vale anche per te questo, ormai il tempo stringe, non abbiamo molte. No, se riesco con piacere. Lo so, ma infatti io sempre con grande garbo, insomma con largo preavviso, insomma proprio. Guglielmo invece è un afficionato, non è un ospite fisso, ma è come se lo fosse, è una presenza costante. Ormai faccio parte della famiglia. Meno male che ho detto faccio parte dell'arredamento, perché questo non avrebbe il posto. No, non mi sono mai sentito tale. Sempre preziosissimo con le sue letture molto illuminate, sempre molto razionali. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Lunedì non andremo in onda, mi dicono, perché è lunedì consacrato alla gita fuori porta, giusto? Quindi sarete tutti quanti fuori porta lunedì in Albis e ci ritroveremo poi tra 15 giorni per insomma continuare a raccontare questo percorso. Per il momento una via crucis, visto che siamo anche in tema, la settimana che precede Pasqua, della Salernitana in Serie A, sperando che però poi alla fine ci possa essere anche per la formazione granata, perché non una resurrezione, e sarebbe davvero cosa gradita. Grazie a Livio, grazie a Guglielmo Accardi, grazie a Giovanni Perda e Alessandro Mosca che sono stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo tra 2 settimane. Buona Pasqua a tutti. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.